Questo è il mio cuore. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Questa è la serie B-Win. Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Come ogni venerdì sera, un ben ritrovati dalla redazione della TV per un nuovo numero di Replay. Un saluto a tutti i telespettatori di TVQ, a chi ci segue anche tramite i vari portali. Quindi questo appuntamento del venerdì dedicato al Pescara, dopo una settimana tutto sommato tranquilla, con il Pescara che continua a far sognare la tifoseria biancoazzurra, secondo posto in classifica dopo la vittoria sul Gubbio. Questa volta i biancoazzurri scenderanno in campo in un orario insolito, domenica alle 12.30 al Menti di Vicenza, dove si rinnoverà il gemellaggio storico con i tifosi e biancorossi. Pescara dunque secondo in classifica. A Pescara si continuano a fare tabelle, si sogna dopo 20 anni dall'ultima promozione in Serie A, ma non parleremo solo della squadra, ma anche delle vicende societarie, che sono le uniche che fanno un po' tremare i tifosi biancoazzurri. Vado a salutare gli ospiti qui nella redazione, sono diversi colleghi, a partire da Paolo Toro. Buonasera Paolo, buonasera. Ben ritrovato. Al suo fianco abbiamo la presidentessa del Club Donne Biancoazzurre, Nella Grossi. Buonasera, buonasera. Nella, ben buonasera. Rivista. Grazie. E poi abbiamo il nostro compagno di viaggio, Francesco Di Francesco. Salve. Buonasera Francesco. E il collega anche della TV, Paolo Sinibaldi. Ciao Paolo, ciao, che seguite anche nelle sue trasmissioni del sabato e della domenica, e che potremo vedere ancora di più dal mese di dicembre con altri appuntamenti di cui poi ci parlerai. Un saluto anche all'altro collega, all'altro compagno di viaggio, Luca Cilli. Ciao, buonasera Enrico, grazie. Luca, il nostro uomo dei numeri, delle statistiche, delle curiosità, collaboratore preziosissimo di questa emittente. Allora, dicevamo, è stata una settimana tutto sommato tranquilla, perché la squadra ha reagito in campo contro il Gubbio, una partita che si era messa anche in salita dopo l'espulsione di Capuano, però la squadra di Zeman ha saputo reagire e grazie anche ai risultati di domenica è tornata al secondo posto. Allora, mancano, se non vado errato, ecco, la regia ci propone subito la classifica, quota 32 Pescara e Sassuolo. Tutte le partite di B si disputeranno domani, tranne alcuni posticipi della domenica. C'è questa novità del Pescara in campo alle 12.30, c'è stato solo un precedente che non ha portato bene ad Ascoli, però speriamo, quest'anno si sono smentite diverse situazioni, speriamo che si smentisca anche Vicenza. È una sfida anche tra i bomber e tra poco vedremo anche una clip. Allora, analizziamo subito questa settimana. Siete più soddisfatti della squadra che continua a rendere al meglio o più preoccupati per le vicende societarie? Ricordo che oggi c'è stata anche una riunione tra i soci per discutere di Poggio e degli Ulivi, ne parleremo però sul finire della trasmissione. Ripeto, siete più soddisfatti e ottimisti per quanto ci fa vedere la squadra di Zeman, oppure c'è questo velo di preoccupazione per le vicende societarie? Paolo, vorrei partire da te. Sicuramente c'è la soddisfazione per quello che sta facendo vedere questa squadra, perché è andata, diciamo, oltre le migliori aspettative rispetto a quelli che potevano essere le previsioni iniziali. Certo, dà un po' fastidio, turba questa contentezza, diciamo, questo sfondo, diciamo, di queste vicende societarie che magari fanno pensare che tutta questa solidità che è stata la base della rinascita di questo Pescara probabilmente
può essere minacciato, può avere anche degli equilibri più sottili di quelli che si pensa che ci siano. Io... Ecco, tutti vorrebbero che la situazione si normalizzasse, anche perché De Cecco è un nome importante, prestigioso per il gruppo, però vogliono anche che siano rispettati certi canoni anche di affidabilità, perché la gestione e il bilancio del club è al di sopra di tutto, a prescindere poi dalle varie situazioni esterne. Certo, cioè il Pescara, purtroppo la situazione è questa, che in questo momento, da quello che si è capito, da quello che dicono i soci del Pescara Calcio, ma anche quello che dice De Cecco, cioè in questo momento dopo la lo fase sviluppiamo il discorso sulla società, sul finire, ecco. Quindi sei più soddisfatto e più ottimista? Sicuramente bisogna essere più ottimisti e guardare alla squadra in questo momento, augurandoci che, come per altri fatti passati, diciamo, di questa nuova compagine societaria, alla fine le cose si dovrebbero risolvere, insomma, con un po' di Nella, anche tu con il tuo club sei tornata a sognare a distanza di 20 anni, perché un entusiasmo del genere non si rivedeva proprio dal 92, dal 91-92, 91-92, però insomma abbiamo veramente quest'anno... Ecco, ti posso chiedere, già che tu hai vissuto proprio in prima persona anche quell'anno, quella promozione, quando già organizzavi grandi feste, poi parleremo anche di una festa che stai organizzando, quali differenze a livello ambientale stai notando, se ci sono, tra quel periodo e questo? Ma come entusiasmo, diciamo che siamo tornati all'entusiasmo di una volta, perché con Galeone giustamente c'era quell'entusiasmo, quella cosa di attaccamento alla squadra, anche perché avevamo visto un gran bel gioco, e adesso è ritornato grazie al bel gioco che il Pescara sta praticando, grazie al mister, grazie ai ragazzi, grazie a tutti, e grazie anche alla società che fino adesso, insomma, che ha indovinato tutto, ha accontentato il mister in tutti i modi e gli ha dato ragione. Il mister gli ha dato ragione. La questione societaria, io sì, un po' mi preoccupa, però non più di tanto, perché penso sono 21-22 persone, tutte persone serie e con giudizio in testa. Penso se che c'è un turnover, non ti preoccupa. No, ma non credo, loro sceglieranno proprio la via giusta, certo, perché sanno che se perdono questo treno è difficilmente riprenderlo nel prosieguo. Francesco, tu non sai che Zeman ci segue sempre ogni venerdì sera, ne farà riferimento anche durante la conferenza stampa. Saluti mister. No, più che i saluti, cosa vuoi dirgli? A Zeman? Sì. E che gli posso dire a Zeman? Bravo, l'ho ritrovato, c'è stata l'intervista, l'ho mandata 2 settimane fa, l'ho ritrovato dopo 85, quindi? 27. Ah, il calcolo del... Bravo, dopo 27 anni, lui è quasi lo stesso, io completamente... diverso, è sempre no, più per bravo che sta facendo, ma per quello che sta facendo che cosa, ma per quello che sta facendo che cosa gli vogliamo dire? Semplicemente che ha confermato di essere bravo, ha avuto anche la fortuna di trovare una società che lo ha prima chiamato e poi seguito, ecco, bene, diceva, suggeriva bene Nella, lo ha appoggiato in tutto e per tutto. C'è anche la fortuna della società nell'avere un allenatore come Zeman, mi sembra che proprio nell'ultimo numero si parlava, 2 settimane fa, qui si parlava e se ne è parlato ultimamente del Pescara, che è la squadra che mette in campo più giovani, quindi sì, sono tanti piccoli anelli di una catena che vanno a compenetrarsi nel migliore dei modi. È inutile che sto io a dire, perché l'hanno detto già tutti, significherebbe solo ripetersi, peccato questi problemini o problemoni, non lo so, problemi della società, io sono convinto che li risolveranno, sarebbe bello se andassero ancora tutti d'accordo e avanti, no, con De Cecco, Sebastiani, certo, e tutti gli altri. Se non si dovesse trovare un accordo, qualcuno dovrà trovare una soluzione per andare avanti, con restiamo senza per ora De Cecco, parlare del senza calcio giocato. Yeah. Prima di passare... È un peccato che c'è questo, perché il Pescara credo che stia... Ossia, io ho vissuto... Lo chiedono i tifosi, lo chiede lo stesso Zeman anche durante la conferenza. Io la stagione 91-92 l'ho vissuta da lontano, per modo di dire, insomma, eravamo qui dietro l'angolo, ho cominciato a frequentare Pescara nel 93. Ci sono state anche altre stagioni non esaltanti come quella, però credo che questa sia particolare in tutto. Toro,
vado prima da Toro, perché Paolo tu sei della famiglia, quindi possiamo... Tranquillo. Volevo chiedere, può diventare un anno storico questo per il Pescara? Ma sicuramente sì, i presupposti ci sono tutti, e Zeman ha trovato gli ingredienti giusti, ha saputo lavorare bene sui giovani, la società ne ha beneficiato moltissimo per l'immagine, ma anche per, io credo, sotto l'aspetto dei costi, perché si è trovata ad utilizzare giocatori che rispetto alle passate stagioni avranno sicuramente degli ingaggi diversi, inferiori, e giovani da valorizzare. Per cui, diciamo, oltre al fatto tecnico dei risultati, ci può essere anche questa soddisfazione da parte della società. Io penso che possa veramente essere questo un anno da ricordare. Quindi Paolo Sinibaldi, quando avremo qualche annetto in più, ricorderemo anche il Pescara di Zeman, secondo te? Così come sto facendo ora col Pescara di Galeone? Beh, certo che fare questi pronostici è azzardatissimo, perché il campionato però bisogna dirlo prima. Sì, diciamolo prima. Allora, se non si parla in termini di esaltazione e di pensare alla Serie A come una squadra che fino adesso... Vabbè, questo però è il tuo pensiero, no. Sentiamo quello di Paolo. Credo che sia sulla stessa. È giusto, è un dovere credere in... Poi vedremo a giugno che cosa è successo, ma oggi penso che si deve parlare solo di un Pescara che può andare in Serie A. Cavalchiamolo, andare entusiasmo. Anche perché è una squadra che gioca bene, vince, c'è entusiasmo, c'è la società, c'è un pubblico che se lo sognano in tanti. E quando sa chi ha detto uno spot per il calcio, posso fare uno spot per il calcio? Andate a vedere il Pescara di Zeman, ragazzi. L'ha detto qua, Prandelli. L'ha detto Sacchi, insomma. No, comunque... Potevi anche fare a meno di farmi questa domanda, perché noi siamo tutti milanisti, quindi sì. Se comincia uno con una linea come ha fatto Paolo, ospiti tutti milanisti, tutti, allora la pensano nella stessa c'è maniera. C'è uno infiltrato. Io no. Vabbè, non è ospite Luca Gilli. No, ma comunque i presupposti ci sono tutti, ma non lo diciamo soltanto noi che siamo anche un po', diciamo, pescaresi, quindi di parte, ma lo dicono anche gli addetti ai lavori, che magari veramente vengono a vedere il Pescara la prima volta, poi una seconda volta, una terza volta, e capiscono che non è un fuoco di paglia, che questa squadra ha sostanza, ha un'idea. D'altronde la mano di Zeman si vede, poi credo che il Pescara abbia fatto anche un grande investimento dal punto di vista mediatico ingaggiando Zeman, perché le prime pagine ci sono oggi che siamo al secondo posto, ma c'erano anche diverse settimane fa quando il campionato era appena iniziato, quindi comunque tutto bene. La società, vabbè, ne parleremo più avanti perché abbiamo diviso la trasmissione. Le ultime due partite, secondo tutti, comunque il mio pensiero, hanno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermato la solidità di questo Pescara. E la partita con il Padova, certo. Giocata ancora di più quella del Padova. Il Padova è una delle squadre più forti, e il Pescara ha giocato meglio. Si può perdere, si può vincere l'episodio. Il Pescara ha giocato come ci ricordiamo tutti, e meritava di vincere. E poi la partita col Gubbio. Se tu nel momento che resti, tante squadre in quei momenti lì sbandano. Il Pescara. L'articolo dell'inviato della Gazzetta dello Sport si leggeva tra le righe l'esaltazione del giornalista che scriveva per quello che aveva visto. Proprio lo toccavi con mano, qualcosa di impalpabile, ma che lo sentivi dentro. Quindi Paolo, ce ne stiamo rendendo conto di quello che sta realizzando questa squadra, di quanto può essere piacevole vederla, oppure stiamo esagerando noi nelle valutazioni? Ma non stiamo sicuramente esagerando, perché le partite le vediamo tutti quanti, e senza voler, ma già facendo dei paragoni con col contenuto, diciamo, tecnico spettacolare delle partite dei campionati passati, c'è una differenza notevole. Queste sono tutte partite che ti tengono svegli, diciamo, tra virgolette, dall'inizio alla fine, perché tante sono le situazioni di spettacolo, di gioco che si creano continuamente per una squadra che preparata molto bene dal punto di vista fisico e che riesce a esprimersi benissimo anche sotto l'aspetto tecnico. Però
una curiosità, ma tutti quei nemici che aveva Zeman dove sono andati a finire? Oggi io non adesso si sente conosco più nessuno. Tutti gli amici. Io sono stata a una riunione a Roma, sono venuti a complimentarsi con me per Zeman, vengono a vedere da Roma la partita. Da Foggia, adesso quella festa che parliamo, io ho ospiti da Foggia, ospiti, persone che vengono proprio per poter essere vicine a Zeman e tutti vengono da Quindi Foggia. Dove sono? Ci sono, ci sono ancora, ma covano adesso nei bassi fondi. Dopodiché, sai, speriamo di non dargli mai voce, ma ci sono. Tu li conosci, Francesco, quale, no? No, ma che poi quale sarebbe la grande, chiamiamola, colpa di Zeman? A prescindere da questo, di aver parlato però, quando nessuno... Sai che Zeman aveva nemici? Sì, appunto, ma... Vabbè, non, vabbè, non andiamo avanti. Dicono di aver parlato quando nessuno parlava e di aver detto poi la storia, i fatti che si sono susseguiti dopo. Ah, e oggi ci sono le intercettazioni che dicono tutto. Esatto, no? Bravo, no? Che quindi, e poi di essere uno, al di là di questo... che ha sempre lavorato in silenzio e con bravura sul campo. Vabbè, comunque allora... non parliamo sempre delle solite cose, perché lo stesso Zeman è annoiato da questi discorsi, lui vuole le risposte del campo e il campo gli sta dando ottime risposte. Vicenza Pescara, Luca, è la sfida tra i bomber, sì, tra i tre bomber del Pescara, perché non ne ha uno solo, sì, e Abruscato del Vicenza. Esatto, è una partita nella partita, perché si affrontano due grandi attaccanti. Abruscato ha segnato 10 gol, considerando che il Vicenza ha segnato 18 gol in 16 partite, Abruscato ha totalizzato. Questa Bruscata che metà. Zeman ha cercato anche in passato. Che ha cercato spesso, come ha detto anche lui, non ha mai poi avuto modo e piacere di allenare. Allora andiamo a rivedere i gol più importanti realizzati da questi bomber, tre pescaresi e Abruscato del Vicenza. E poi entriamo nel vivo di Vicenza Pescara. Sono di gol, allora Luca, questa sfida abbiamo visto soprattutto i gol di Sansovini e di Abruscato, che sono i due capitani. Abruscato 10 gol, sì. Sansovini 9 come Immobile. Saranno gli uomini decisivi di questa partita, Paolo? Penso proprio di sì. Il Pescara dovrebbe avere il vantaggio di avere maggiori soluzioni offensive. Tant'è vero che le reti segnate si sono distribuite su un tridente che appare anche molto affiatato. Per cui sotto questo aspetto io penso che il Pescara, avendo più soluzioni, insomma, la partita se la possa giocare indipendentemente dall'orario, indipendentemente dal fatto che giochi in trasferta. Nella, tu sai che tu fai parte della storia del Pescara, quindi qualsiasi precedente lo ricordi. Quando si è vinto a Vicenza, poi si è vinto il campionato. È successo con 77. Cadere, gol di Repetto, è successo con Galeone, tripletta di Rebonato.
Quindi Vicenza è un campo che può che porta, essere che porta procedere. Bene, sì, sì. Ricordi più quel gol di Repetto? Repetto, se chiudo gli occhi me lo rivedo ancora. Io ero sotto la R della Nerossi, sì. I distinti, sì. Quando è partito il centrocampo ha rubato il pallone, è partito avanti, ha fatto quel gol, guarda, è stata una cosa impressionante, bellissima. Poi abbiamo sofferto 5 minuti, mi pare che mancava. Ricordi che la partita esordì anche il compianto Marco Masoni. Sì, sai, sì, giusto. Sì, oddio, sono perché la mamma era venuta con me in trasferta. Quello poi che mi ha impressionato, che noi avevamo vinto questa partita agli ultimi 5 minuti, sì. Cioè, aver fatto un tiro in porta, su per giù così era, perché loro erano prima in classifica. Noi siamo usciti dallo stadio con le bandiere, perché era il treno bianco-azzurro. Noi come siamo usciti dallo stadio? Siamo usciti sotto gli applausi, ma per di più passavamo sotto le finestre, la gente ci salutava, e ci salutava. Quell'anno nacque il gemellaggio. E sai quando è nato il gemellaggio? Sì. Secondo me i ragazzi della curva se ne ricorderanno meglio, però io me ne ricordo bene. Alla partita di ritorno, era dopo Pescara-Cagliari, che ti ricordi Pescara-Cagliari-Pescara? Michelotti che ci fece un arbitraggio di quelli, peggio di quello di domenica scorsa qui a noi, e poi avevamo Vicenza qui in casa, e i tifosi del Vicenza arrivarono un po' in ritardo allo stadio, entrarono, però lo speaker nostro fu così sportivo di annunciare: fate largo che arrivano i vicentini, e ci fu un applauso. Come entrarono nello stadio, sugli spalti ci fu un grosso applauso, e io questo me ne ricordo fin quando vivrò queste... Paolo, tu ti ricordi anche quell'anno, l'anno di Cadera, prima promozione in Serie A? Sì, io ricordo non tanto diciamo i contenuti delle singole partite, però ricordo i festeggiamenti, cioè l'entusiasmo che c'è stato fino alla fine, i festeggiamenti che ci furono, una Pescara completamente bianca-azzurra, uno dei ricordi Paolo più belli. Paolo, se non era ancora nato, perché è giovanissimo. Effettivamente, secondo me Nella Grossi deve pensare di scrivere un libro. Ci sto pensando, perché devo vedere qualcuno che mi aiuta. Lei è bravo non tanto nel ricordare... Ma sul particolare. Lei ricorda i particolari. Sì, ma io proprio... Lei ricordi delle cose che magari uno o non le ricorda, o magari in quel momento, pur avendole vissute, non ci ha fatto caso. Ma ripeto, ma non solo su questo episodio, ma da anni che... Dobbiamo dare atto al compianto Angelo Manzo, che organizzava le frecce bianche Zazà, tutti sono stati grandi protagonisti di questa squadra, e speriamo che adesso ritorniamo. Peccato che oggi con queste nuove norme tutto ciò però guarda, io sono sicura, adesso non ecco, posso precisiamo dire perché anche un altro fattore per i biglietti di domenica, perché si era sparsa la voce, lo vuoi dire tu Luca? Prego. Sì, si era sparsa la voce che... si poteva andare a Vicenza anche senza essere in possesso della tessera del osservatorio, invece non è così, trasferta aperta solo a coloro i quali sono in possesso della tessera del posso tifoso. Dire una cosa? È una cosa assurda, signora. No, la perché... cosa io non posso dire più perché siamo in... Dici. Beh, non lo so perché a Vicenza si sta preparando per questa arriva dei pescaresi, dico solo questo. Qualcosa ci sarà, ci sarà qualcosa. Quindi possono andare i tifosi? Vanno, i tifosi andranno, secondo me andranno, perché giustamente i vicentini vogliono i pescaresi e vedrai che alla fine ci riusciranno. Allora, dobbiamo andare di fretta, andiamo in pubblicità, poi sentiremo Zeman sul Vicenza, avremo un sondaggio con i tifosi, il solito giro in città del nostro Luca Cilli, poi Zeman ci parlerà di un lato che non gli sta piacendo di Insigne, perché questo giocatore è vero che è molto importante, però negli ultimi tempi forse non ha reso come Zeman vuole. Poi ovviamente parleremo della società. A tra poco. Victor Shoes, il rinnovamento nel segno della tradizione. Sempre più assortimento e varietà di grandi marchi per essere sempre un passo avanti. Victor Shoes vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Piave 66. La gentilezza e la professionalità al servizio dell'eleganza. Victor Shoes a Pescara, in via Cesare Battisti 29 e in via Piave 66. Meravigliosa creatura, un bacio alla
Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. 1, 2, 3, 4. Baltour presenta il viaggio low cost. Sulla rete delle autolinee Baltour ora puoi usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 5 euro. Basta prenotare in anticipo. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte su www.baltour.it. Baltour conviene sempre. Devo partire, cost quel che cost. Ma non cost! C'è il low cost! Autolinee Baltour. Comode, convenienti, sicure. Perseguire e padroneggiare il cambiamento è un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Torniamo qui dalla redazione della TV. Allora, questo Vicenza, rigenerato dalla cura Cagni, era partito male, poi si è ripreso, Paolo. Si è ripreso e credo sia emblematica la partita, l'ultima giocata con la Nocerina, che è riuscita a pareggiare in recupero in due occasioni, per cui... Rispecchia un po' la mentalità ora del suo allenatore, squadra orgogliosa. Evidentemente sì, e penso che stia trovando, che sia lì per trovare il giusto equilibrio, quasi sicuro che li abbia già trovati. Andiamo a sentire Zeman allora sul Vicenza e anche su questo fatto che si gioca per la prima volta alle 12.30, qualcuno ha sottolineato un orario indigesto, Francesco però a quell'ora è pronto, no? La domenica alle 12.30. Cosa fai di solito? Mi vedo la partita e dopo la partita pranzo. Ci mangiamo qualcosina di buono. Andiamo a sentire Zeman. Vabbè, che non è tanto il gioco di Cagni che mi disturba, a me magari disturba Bruscato che ha fatto 10 gol su non so quanto la scorsa. Ha fatto tutta la squadra insieme, penso che non sono arrivati a molti, di un giocatore che io ho seguito, l'ho chiesto pure in diverse squadre, non l'ho mai allenato, ma l'ho voluto nei tempi antichi, e quando non era ancora giocatore che è oggi. Vabbè, certo che non siamo abituati noi, ma non siamo abituati nemmeno avversari, quindi penso che per tutti e due sarà lo stesso. Poi per la partita si gioca per punti, per la classifica, mentre noi cerchiamo di rimanere con i primi, Vicenza cerca di risalire, quindi mi aspetto una partita difficile per noi e difficile per loro.
Vi colpisce la serenità di Zeman quando presenta le partite? Lo chiedo un po' a tutti. Beh, Nella. È da una bella cosa. Tutte le partite sono uguali. Per lui, diciamo, mette sempre lo stesso impegno, mette sempre lo stesso, non si entusiasma e non si abbatte. È sempre lui, sempre se stesso. Paolo, le conferenze stampa sono quasi un po' tutte uguali, nel senso, non perché è ripetitivo Zen, proprio perché trasmette questo senso di sicurezza da parte della squadra, a prescindere dal nome dell'avversario. Sì, ma quella è una caratteristica di Zeman, che sicuramente trasferisce questo tipo di mentalità ai giocatori. Un po' noioso, se vogliamo, però comunque va bene così. Cioè, noi dobbiamo vedere quello che poi la squadra fa in campo. Certo, se dobbiamo parlare di fenomeno mediatico, Zeman è fatto in un certo modo. Se noi volessimo delle conferenze stampa particolarmente divertenti, magari dovremmo passare a Mourinho. E Zeman è questo, ci prendiamo questo e ci fa anche molto piacere, voglio dire, perché comunque sia dà tranquillità alla squadra, ha caratteristiche diverse da quelle che magari possono piacere a un altro tipo di giornalismo, magari, non lo so. Non colpisce la forma, però colpiscono i contenuti. Sì, no, io Paolo? Dico una cosa, che sì. Basta dire quelle due parole di Zeman, vale tutte quella cosa che faceva Mourinho. Perlomeno ho visto qui nella scrittura. E questo era scontato da parte tua. Sì, perché vedo. No, io che seguo Sky, seguo un po' tutto. Vedo l'attenzione che si dà a Zeman, insomma, che si dà al Pescara, Pescara di Zeman. Basta riflettere quando ha detto sì, è un orario insolito, ma lo è per noi. Ma è la verità. Bravo, pure per gli avversari, ma per dire quindi che ne parliamo a fare? Si gioca alle 12:30. Quindi vuoi dire banale la domanda del collega? No, io non sono nemmeno il collega che ha fatto la domanda. È banale, devo essere sincero, sì. Banale. È banale da parte di tutti gli organi di informazione, tutti indistintamente, che dicono si gioca alle 12:30. Però si può interpretare anche così, teme ripercussioni per il fatto che la squadra non è abituata a giocare. Ma pure in Vicenza non è abituato. E allora... Perché Vicenza ha giocato altre volte, diciamo. Non lo sappiamo. Noi ci abbiamo giocato una volta. Noi scusi, ci abbiamo Vicenza giocato. Non lo sappiamo. Quando ci ha giocato in Vicenza? Non lo sappiamo. In questo campionato? Mai. Nel campionato scorso? Mai. Quindi è banale anche la domanda che ti sto facendo io. No, ma io non metto sul piano della banalità di chi fa la domanda. Anche il suo modo giustamente di riflettere e di rispondere a una domanda che può essere banale, può essere scontata, può essere. E se la domanda è banale, non è detto che non sia una domanda pertinente, attuale, se vogliamo anche intelligente, anche quando giustamente sentenzia è una gara però difficile per il vice, per noi, ma lo è anche per efficienza. Vediamo che lui sembra non temere nessuno sulla carta, poi avrà rispetto un po' di tutti gli avversari. Assolutamente sì, dà l'idea con questo modo di fare di distribuire pillole di saggezza, di essere quella persona di poche parole, mai banali, anche quando fa delle battute su domande che gli si fanno particolari, lui risponde sempre con, diciamo, una battuta che significa qualche altra cosa, quindi è un, diciamo, un personaggio che sa gestire molto bene la propria immagine e non spreca parole, quindi una persona molto asciutta e io, secondo me, anche abbastanza umile sotto certi punti di vista, per quello che, diciamo, per come appare e per tutto quello che riesce a muovere con questo suo atteggiamento e soprattutto con questo frutto del suo lavoro, diciamo. Intanto andiamo a ringraziare lui, che il portale forzapescara.tv, sì, per la collaborazione. Poi questa settimana tu hai realizzato un sondaggio proprio sul tema che abbiamo sviluppato all'inizio, se dopo 20 anni si può tornare in Serie A, perché questa è una squadra che sta facendo sognare e i tifosi sognano a occhi aperti. Andiamo a sentire allora il sondaggio della settimana realizzato da Luca Cigli. Dopo 20 anni dall'ultima promozione in Serie A, quest'anno può essere l'anno buono per tornare in Serie A? Può essere sicuro, sì, però bisogna aspettarsi di tutto, non è che siamo sicuri, capito? Che ci sono parecchie altre squadre che come noi lottano per la promozione. Pescara è una bella squadra, motivata, piena di tifosi, seguita da tutta la città, merita Pescara in Serie A, però durerà in Serie A, quindi facciamo un bellissimo campionato in Serie B e dopo vedremo. Noi ci speriamo magari, perché magari ci tornasse in Serie A, però l'impressione che sia dura. Speriamo pure la società che non fa tutti questi capricci, perché ogni volta che ci sta qualcosa
c'è la società che fa dei capricci. Mi piacerebbe che lo Pescari fosse in Serie A, ma il difficile è mantenerlo. Quando non ci sono i presupposti per mantenerlo, è inutile cercare a fare le nozze senza le funghe. Momentaneamente l'ottimismo ci vuole sempre. Rappresentiamo una bella realtà e perché dispiacersi, anzi ci fa piacere per tutti. Mi raccomando, non bisticciate fra di voi dirigenti. Secondo me ci va sicuramente in Serie A, perché sembra la squadra che almeno fa i playoff, lotterà per sicuramente per andare avanti. Mo se ci arriverà vicino ci arriverà, saremo qua a Pescara già tutti contenti, perché dobbiamo ringraziare tutta la nuova proprietà che ci ha dato uno stimolo nuovo e ci sta facendo sorridere dentro lo stadio, ci divertiamo, quindi erano anni che non ci divertevamo così. Non lo so, ma secondo me ci va. Ma io penso di sì, da napoletano che sicuramente sì, perché ci stanno un paio di giocatori napoletani che vanno forte. Sicuramente, questo è proprio l'anno buono. Crisi però il Pescara in Serie A. Intanto Luca, abbiamo visto che hai intervistato anche il mitico tifoso Erminio, che non vedevamo da tempo, vogliamo l'occasione per salutarlo. Allora, qualcuno ha il dubbio, durerà in Serie A, ma già pensiamo a come sarà. Andiamoci, male che vada, torniamo in Serie B, male che vada, torniamo in Serie B, però abbiamo fatto l'anno di Serie A, non credo che una volta che la guadagniamo questa Serie A ce la facciamo scappare. Adesso Paolo, però hai visto passato che un po' 20 tutti anni ci stanno siamo credendo. Anche maturati. Sì, ma d'altronde questi sono momenti che inducono all'ottimismo. Se non si è ottimisti in questa fase, con questi risultati, a questo punto, cioè, quindi io ritengo che sia legittimo sperare e anche un po' sognare. Bisogna poi fare i conti con la realtà, perché il campionato effettivamente è molto lungo e bisogna augurarsi che tutti questi equilibri creati da Zeman, di una squadra molto giovane, che gioca bene, che fisicamente tiene molto bene, bisogna augurarsi che possano reggere fino alla fine, che nell'eventualità in cui ci sia bisogno di qualche avvicendamento ci sia poi la possibilità di che quelli che subentrano siano sempre all'altezza di questi tra diciamo, poco si tornerà a parlare anche di mercato sì. Luca, volevi sapere qualcosa sul Vicenza, mi hai detto. Sì, perché è giusto che i tifosi guardano anche un po' più in là, però domenica c'è una partita difficile da affrontare. Lo avevamo detto anche poco fa, il Vicenza non è più la squadra di inizio stagione, con Cagni in panchina ha cambiato decisamente marcia. In 8 partite sotto la gestione dell'ex tecnico del Piacenza ha raccolto ben 14 punti, 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, questo è lo score del tecnico bresciano. E sarà una partita molto difficile contro una squadra che però, lo ha detto anche Cagni dopo la trasferta pareggiata a Nocera inferiore contro la Nocerina, è una squadra che concede parecchi minuti all'avversario, è molto brava a recuperare successivamente. Un dato su tutti, il Vicenza ha segnato 18 gol, 6 nel corso del primo tempo, ben 12 nel corso della ripresa, e nella ripresa ha conquistato più punti. È una squadra che concede tanto all'avversario e il Pescara potrebbe quindi sfruttare questa debolezza. Quindi nel primo tempo potremmo vedere un tipo di partita con il Pescara che cercherà subito probabile di impostare il proprio gioco. D'altronde l'ha sempre fatto, quindi lo farà maggiormente contro questa Vicenza. A proposito, Vicenza. Nel Vicenza mancherà lo squalificato Rigoni, è un giocatore importante nell'economia del gioco. Poi parliamo delle formazioni, perché nel Pescara mancheranno Capuano e Cone. Allora andiamo a sentire però quello che vi dicevo poc'anzi, poi commentiamo bene. Zeman ha tirato un po' le orecchie a questo attaccante Insigne, che piace un po' a tutti, però lo vorrebbe sempre ad ottimi livelli. Andiamo a sentire Zeman anche su Insigne. Insigne poteva e doveva fare qualche gol. Io se sbaglia qualcun altro allora non me la prendo, ma Insigne quelle palle non dovrebbe sbagliare. Ma non credo il discorso, bisogna essere più concentrati in chiusura. Lui, è vero che 3 palle sono uscite accanto al palo, però da lui mi aspetto che la mette dentro, qualcun altro potrebbe anche sbagliare. Francesco, perché Zeman è così esigente su Insigne? È perché l'ho avuto là per un anno intero a Foggia. La C1 non è
12 categorie sotto la Serie B, appena una categoria, quindi evidentemente sa cosa può dare questo giocatore, cosa ha visto per un intero anno, come il fiuto del gol, come si muove, come va all'esecuzione. Evidentemente è vero che poi, visto come ha detto con l'ironia che lo contraddistingue in maniera sempre elegante, tre palloni sono usciti di poco, però se lui chiede di più, è stato chiaro. Io credo che è difficile incontrare un allenatore che spieghi così bene, cioè, io da un altro non mi arrabbio, da Insigne voglio di più. Perché? Perché sa quello che può dare. Perché è stato quello un uomo suo, quindi lo conosce meglio di altri. Ma perché se Insigne, perché ha delle potenzialità. Ma perché Insigne era già, se si parlava di Insigne l'estate scorsa, prima che venisse a Pescara, perché aveva fatto un grande campionato in C1 con il Foggia. Adesso è qui a Pescara, un palcoscenico, una vetrina che può spalancargli le porte del grande calcio. Mi sembra che sia più che giusto, allora, che lo sproni ufficialmente, ossia non nel chiuso, poi magari nel chiuso dello spogliatoio le potrà dire di più o di meno, questo è un altro discorso, ma a livello ufficiale. Sì. Che parli in Immobile termini, me. 9 gol, Sansovini 9 gol, Insigne 7 gol. Chi è più devastante per voi sotto rete? Paolo Siniballi. Ma per quello che ho visto io in alcune partite, credo Insigne, perché è davvero, ma qui esageriamo adesso con i nomi, un piccolo Maradona, un piccolo Giovinco, un piccolo, non so, Zola, ha delle accelerazioni e delle qualità, secondo me, incredibili, che pochissimi giocatori in Serie B hanno. È chiaro che qui facciamo il paragone con Immobile, Sansovini, tutti i giocatori che stanno facendo molto bene. Però se Insigne imbrocca la giornata giusta, io credo che sia davvero imprendibile, e lo ha dimostrato, io credo, di non sbagliarmi, insomma, in 4-5 partite. Se trovasse una maggiore continuità, ma d'altro canto è giovanissimo, ma è quello a cui punta anche Zeman, io credo che questo giocatore, ma già si è capito qualche settimana fa, tornerà immediatamente o con il Pescara o con un'altra maglia in Serie A. Enrico, non è, sinceramente non è facile dare una risposta alla tua domanda, perché mi verrebbe da dire tutti e tre perché hanno intanto caratteristiche diverse, ma perché tutti e tre adesso vivono un momento che intanto dura dall'inizio del campionato, quando si parla di calcio. È una stagione esaltante per tutti. Esatto, io penso al gol di Immobile con il Gubbio, quel tentativo lì di calciare. Vediamo se la regia ce lo fa rivedere. Di calciare da lì. Tu ci provi solo se, intanto certi numeri li devi avere dentro, ma ci provi solo se stai bene mentalmente, se stai bene fisicamente, testa, certo. Sai che la palla soprattutto dove la... mentalmente. Esatto, soprattutto mentalmente. Quindi quando io prima parlavo di esaltazione, anche di esaltazione della piazza, se in un momento del genere... Cristiano Ronaldo che lo copia, cerca di copiare. Ma se, ecco, no? Bravo, se tu non provi a fare determinate cose, quando stai così, quando ci provi, certo, devi avere dentro di te calcisticamente certi numeri, perché sennò. Quindi tu chi voti? Immobile, Insigne o Sansovini? Ma io Immobile, Insigne, Enrico, bello. Vabbè, io Sansovini, perché proprio quest'anno lo vedo bene, benissimo. Fra l'altro, signora Nella, mi perdoni, ma ha dimostrato di essere un grande professionista. Un grande professionista, perché è stato sostituito dopo 20 minuti, dopo l'espulsione di Capuano. Era successo anche a Modena, non ha accennato minimamente a una polemica e nulla. Guarda, per carità. È stato sostituito 14 volte in 16 partite, Sansovini. Io, Immobile eccezionale, Insigne eccezionale, però Sansovini... Ma guardi, bisogna dire che è un attacco che fa sistema, nel quale tutti quanti hanno delle opportunità per andare in gol. E probabilmente Sansovini è quello che nel rapporto fra le occasioni che ha avute e quelle che sono andate a buon fine è stato probabilmente finora il più bravo dei tre. Negli altri due si è visto qualche volta anche, si sono viste per esempio in Immobile anche delle situazioni in cui non passava la palla all'altro, privilegiava il personalissimo Maurizio Lui. Mentre altro che Ronaldo, quello di Ronaldo era più facile, non ma l'hanno detto tutti. Certo.
L'hanno detto, anche i tecnici l'hanno detto. Comunque sono tutti e tre ovviamente bravissimi, da Insigne Zeman pretende più concretezza rispetto al fatto estetico, ecco quello che mi è sembrato di capire. Va bene, sei bravo, fai tutto quello che ti senti di fare, però devi essere concreto. Cioè non deve andare a scapito della concretezza anche la classe che riesce a far vedere, la classe e lo spettacolo. Questa strigliata, se così si può dire, a Insigne quindi è arrivata anche perché nelle ultime partite ha sbagliato qualcosina di troppo sotto porta? Ma io penso di sì, non è la prima volta, mi sembra, che dalle parole di Zeman si desuma appunto qualche piccolo richiamo a questo suo, diciamo, a questo suo prodotto. È detto male, però Insigne effettivamente è un giocatore che deve molto a Zeman. Zeman vorrebbe la perfezione, però comunque intende privilegiare il fatto che Insigne debba favorire comunque la concretezza, il fatto che deve segnare, rispetto al fatto, fino a quando le cose possono coesistere va benissimo, ma se deve scegliere nelle occasioni in cui si deve segnare. Quindi Nella, possiamo dire che l'estro di Insigne, la forza. Io voglio dire anche una cosa, lui non segna sotto porta, si sbaglia dell'ero, ma vediamo cosa si è mangiato Rubigno mercoledì, è quello che sbaglia lui. Stavo dicendo a Paolo, ti hai visto quando è bravo, ha fatto una foto, perfetto. Io nella forza di Insigne metterei forza anche... Forza e tecnica. Bravo, ecco, la forza e la tecnica di Insigne, perché c'è dei numeri, insomma. Di Immobile, scusami, la forza e la tecnica di Immobile. Immobile una stagione come questa non l'aveva. Quindi tu, presidente di un'altra società, chi acquisteresti tra Immobile, Insigne e Sansovini? Tutte e tre. No, uno dice. Immobile. Paolo? Insigne. Nella, mi ha detto Sansovini. E Paolo? Immobile. A proposito di attaccanti, Enrico ci si muove anche sul mercato per quanto riguarda gli attaccanti. Qui i titolari stanno andando al meglio. Le alternative però non stanno... Ci si muove per le tre, attenzione, per le alternative non è facile, però non stanno dando quando potrebbero essere. Diversi nomi sul taccuino dei dirigenti bianco-azzurri. Allora, l'ultimo in ordine di tempo è un attaccante giovanissimo del Taranto, Chiaretti, sta facendo benissimo in Puglia quest'anno con il Taranto, poi Lucas Chiaretti. Va bene, settimana ho scelto quello di Caprari della Roma, però Zeman... Sì, era un nome già vecchio questo di Caprari, è stato già seguito in estate. Diceva bene Francesco che per le alternative non è facile, però da Soddimo, da Maniero e da Giacomelli Zeman pretende di più. Ma è ovvio che pretende che... Altrimenti potrebbero... Ma l'allenatore è logico che per esempio, però tenete presente che entrare a mezz'ora dalla fine, giocare un tempo non sempre è facile, di avere determinate caratteristiche. Però i giocatori bravi si vedono quando entrano e danno un supporto. Però Maniero, se non altro, ha provato a integrarsi in un certo discorso. È chiaro che quello che dici tu è sicuramente vero, soprattutto per quello che riguarda Giacomelli, che mi sembra che forse anche dal punto di vista comportamentale ha lasciato un po' è anche Soddimo, che comunque quando entra si sbraccia, vuole fare tanto, ma è veramente in difficoltà. Un altro nome che probabilmente, ma ne sono usciti tanti in questi giorni, dovrebbe essere l'attaccante giovane esterno dell'Ascoli, che si chiama Sbaffo, che è anche un nazionale di Serie B, cioè comunque una grande promessa. Certo, l'Ascoli non sta facendo benissimo perché l'Ascoli sta andando male, tranne le ultime due partite, però mi pare che possa essere un nome di altri. Poi ricordiamo che presente che adesso tiene d'occhio sempre il giovane Sciarra, che non ha avuto ancora la possibilità. Adesso non è difficile prendere giocatori, o per meglio dire, adesso le società di Serie A, giocatori di primavera o anche giocatori di B, di società di Serie A, te le danno, te li... Con un termine Zeman è perché c'è questa classifica. Esatto, appunto, dico adesso. C'è questa classifica e sanno che va da questo giocatore va da un allenatore che certamente gli potrà insegnare tanto. Bene, allora la classifica è sempre questa. Adesso c'è la grafica che ha preparato Luca sulle formazioni, perché anche se siamo a venerdì, a due giorni, in linea di massima sappiamo già qualche idea. Nel Pescara è quasi tutto scontato. Sì, nel Pescara non dovrebbero esserci grosse novità. Il modulo, come sempre, il 4-3-3. L'unico ballottaggio a centrocampo fra Togni e Verratti. Per il resto, a proposito, assenza quella di Capuano. Sì.
per squalifica, al suo posto il giocatore Ambrosco, poi tutto. Allora ne approfitto prima di andare a vedere Vicenza per chiedervi: Tonio Verratti, chi scegliereste per questa partita di Vicenza? Io preferirei Verratti, molto più ordinato e creativo in sede costruttiva. Togni è più, diciamo, l'interdittore, più bravo nei lanci lunghi, però dalle ultime partite che ho visto preferirei fare partire Verratti. Primo tempo, insomma, io farei stare Verratti, sì. Poi se si sta bene attacca, allora inserirei per tamponare, per perché più... Derditore. Vabbè, io direi il contrario. Domani, cioè, ci sarà l'ultimo allenamento, Zeman farà la conferenza stampa, sì, però sì, tu sì, preparerai sì, la trasmissione sì, con quale formazione? Ma guarda, no, io mi tengo questa schermata qui così non sbaglio. No, in realtà magari un Togni dall'inizio e un Verratti nel finale se ci fosse bisogno di maggior estro, maggior genio. Su Verratti, quindi partiresti con Togni? Io partirei con Togni, ma naturalmente è semplicemente una mia sensazione. Perché è chiaro che quello che si vuol fare con Verratti è cercare di inserirlo sempre di più, sempre più continuativamente negli schemi di Zeman, anche perché Verratti, lo sappiamo, è un patrimonio della società, però a me pare che per l'esplosione definitiva di Verratti manchi ancora qualcosa, perché purtroppo se ne parla da anni. Beh, però sta migliorando. Sta migliorando, però non è... Cioè, ti ricordi sicuramente un paio d'anni fa come si parlava, in che termini si parlava di Verratti? Si parlava di Verratti come si parla di Giovinco, di Pirlo, sì, e di non so, di Messi, aiutami, ma mi pare che giochi ancora in Serie B a singhiozzo. Però a dire e la forse verità, ti sei messa un po' troppa fretta. In estate io ero tra questi, poi non pensavo che riuscisse ad adattarsi subito al gioco di Zeman Verratti, proprio perché gli piaceva molto tenere la palla, invece sta migliorando anche in questo, proprio Zeman vuole che uno o due tocchi si liberi del pallone e sta facendo moltissimo. Già nelle ultime apparizioni è andato decisamente molto, ma molto meglio di prima. Ha grosse possibilità. Mentre sul Vicenza, Luca? Sul Vicenza dicevamo l'unica assenza è quella di Rigoni, che mancherà per squalifica. Vicenza che gioca con il 4-3-3 in fase di possesso palla, in pratica diventa una sorta di 4-5-1 quando è costretto a difendersi. È molto importante il lavoro che svolgono Misuraca e Baclé, sono due esterni offensivi molto rapidi che supportano piuttosto bene Abruscato. In difesa dovrebbe rientrare Augustin, centrale difensivo, bravo anche sull'esterno, di proprietà del Catania. Un ballottaggio per quanto riguarda il Vicenza per il ruolo di terzino sinistro, se la giocano in due la maglia del titolare, Pisano e Gianni. Noi abbiamo messo Pisano nell'ipotetica formazione 48 titolare. Ore ben ci può stare. Sì. E il portiere Frison, e voi ricordate, voi che non siete più giovanissimi, un certo Frison ha difeso anche la porta del Pescara, Lorenzo Frison, ve lo ricordate ai tempi? Io ricordo il nome sinceramente, ma non... Era un po' grassottello, però... Fatto bene anche lui. Allora andiamo in pubblicità e poi parleremo della società dopo la riunione che c'è stata oggi. Victor Shoes, il rinnovamento nel segno della tradizione. Sempre più assortimento e varietà di grandi marchi per essere sempre un passo avanti. Victor Shoes vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Piave 66. La gentilezza e la professionalità al servizio dell'eleganza. Victor Shoes a Pescara, in via Cesare Battisti 29 e in via Piave 66. Meravigliosa creatura, un bacio lento. Meraviglioso,
Finanzier Services Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Inter Services Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. 1, 2, 3, 4. Baltour presenta il viaggio low cost. Sulla rete delle autolinee Baltour ora puoi usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 5 euro. Basta prenotare in anticipo. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte su www.baltour.it. Baltour conviene sempre. Devo partire, cost quel che cost. Ma non cost! C'è il low cost! Autolinee Baltour. Comode, convenienti, sicure. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Perseguire e padroneggiare il cambiamento è un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Allora, siamo a 2 giorni dalla partita di Vicenza. Oggi è stata una giornata importante per la riunione in società fra i soci del Delfino Pescara. L'oggetto del contendere è sempre Poggio degli Ulivi, forse se ne sta parlando troppo perché si disturba anche l'armonia della squadra, anche se la squadra ha risposto bene sul campo. Crediamo che Zeman tenga protetta, no? la sua rosa. Non ci credo io in queste situazioni l'armonia della, anche perché non della, ci sono state ripercussioni. La società, no, non ci sono dimissioni, non c'è ancora ufficialmente, chiamiamola così, nessuna grossa spaccatura, e comunque credo che in un modo o in un altro il futuro è garantito per i giocatori. L'ambiente è quello che è, l'allenatore è un parafulmine eccezionale, la squadra deve pensare a allenarsi e continuare a giocare bene come ha fatto fino adesso e a vincere. Anche no? Perché prendo i soldi. No, ma al di là dei soldi, proprio la tranquillità, no, che loro devono avere. Nella, diciamolo, perché finora non l'abbiamo detto, tu stai organizzando una cena come fai da decenni, no? Per la Pescara Calcio. 34 anni di club. 34 cene hai fatto, no? 34 tanti di più. Grosse di Babbo Natale, il famoso Babbo Natale che ci si vestiva. Infatti mi hanno chiesto in società, ma il Babbo Natale sta, va bene ragazzi, adesso siamo cresciuti, adesso siamo andati avanti, insomma. Questa data del 3 dicembre l'ha scelta Zeman. Zeman l'ha scelta la perché dice la squadra non deve essere disturbata durante la settimana. Lui ha scelto, dice noi vinciamo, andiamo a vincere e loro organizzano. Dopo la partita col Grosseto, sempre al Parco dei Principi. Sì, perché almeno andiamo sicuro, insomma. E ci sarà perlomeno, da come hanno detto, anzi siamo tanti, veramente tanti, gli ospiti sono tanti, l'invito è ecco, posso chiederti, c'è stato qualche anno
dove hai pensato questa volta non voglio farla la cena? No, mai. Mi è dispiaciuto quando non l'ho potuto fare, che è stato il periodo in cui è stato quel fallimento, la sì. retrocessione, non avevi la cosa, la società, diciamo, non c'era questa cosa. Però cioè, quella ci sono rimasta male perché ogni volta mi ripensavo alle belle serate che abbiamo fatto. Perché non sapevi chi invitare poi, erano dirigenti fantasmi. Dirigenti, perciò insomma, ma non c'era entusiasmo, invece adesso c'è un certo entusiasmo. Ringrazio la società che ha sposato in pieno questa cosa, e nella squadra sarà al completo perlomeno. Ma invece detto, quale ricordo? Con le mogli, sì. La cosa importante, ho detto con le mogli, ho raccomandato anche di vedere chi ha la ragazza, adesso si convive, insomma, i ragazzi, la gran parte. I giocatori sono chi sposati. Chi convive, pertanto io ho detto di poter portare le ragazze, le mogli, i bambini. Perché, ecco, insomma, allora ti chiedo qual è stata quella che ricordi con più piacere, tra le tante fatte, quelle legate un po' alle promozioni, dove c'era l'area di festa. Beh, le promozioni, ti dico una di quelle che proprio mi è rimasta impressa e ti ricordi, era al presidente Silvi sì. nell'86-87, quando sì, abbiamo sì. fatto quella grossa festa a sì, bordo sì, sì, che arrivò anche Cadetto, quanti, sì. che c'era veramente, fu una festa eccezionale, con la promozione, con la, insomma, fu veramente bello. E dopo, se ne devo ricordare proprio uno che... è quella della C alla B dell'83, quando con il povero Tom Rosati, quando andammo in Serie B, e allora tutti, la società dice, allora mister dobbiamo decidere la festa, lo decide le donne biancazzurre, loro ci hanno seguite sempre e loro con loro, chi vuole si allena, questa è quella che proprio è rimasta. Allora, andiamo a sentire Zeman, l'ultima clip, no Luca, su queste vicende societarie, sì. Qui lui fa anche una riflessione, se ne è parlato tanto in settimana, su quel comunicato dei tifosi, a lui non è piaciuto. Chiaro come sempre. Schietto come sempre, ha detto non mi è piaciuto quel comunicato dei tifosi, però è una cosa soggettiva, perché mentre certo. Ditieri qui da noi ha detto hanno pienamente ragione, lui probabilmente ha detto tutto questo perché vuole un'armonia completa tra i vari fattori dell'ambiente bianco-azzurro. Andiamo a sentirlo. Io mi auspico che va tutto bene, che si risolvano dei problemi, che una squadra di calcio ha bisogno prima di tutto la società. La società che ci dà delle sicurezze, che ci fa da guida. Non ho parlato, ho sentito, cioè poi abbiamo parlato, anche se io non ho capito dove è il problema, com'è il problema e come si potrebbe risolvere. Io ho visto il programma in televisione di venerdì, di sabato, dove ho visto conferenze stampa di De Cecco e di Sebastiano. Mi sono fatto idea che bisogna cercare di risolvere il problema in un modo o un altro. Io penso che poi così parlando hanno tutti e due ragione, secondo me non ha ragione nessuno dei due, nel senso che la ragione è a metà. Sì, io penso che è peccato rovinare l'entusiasmo e dei risultati di una squadra. Entusiasmo della gente, della piazza. Perché ho letto anche il comunicato dei tifosi che a me personalmente non è piaciuto. In che senso? Nel senso che non mi è piaciuto. Io non bacchetto nessuno, io prego i dirigenti di mettersi d'accordo per migliorare la situazione, per andare avanti in pace. Beh,
fa anche sorridere questo finale di Zeman. Paolo, come leggi questa dichiarazione? Zeman, sottolinea l'importanza che c'è dell'armonia che deve regnare in società, perché a questo punto soprattutto questi risultati possono avere una loro continuità e che non ci siano fattori, diciamo, esterni, al di là di quelli di quelli tecnici, che possano influire negativamente sui risultati. Lui sa benissimo che, evidentemente anche per esperienze passate, che è fondamentale che ci sia una società coesa, quindi unita, e che non lasci trasparire nemmeno all'esterno immagini che potrebbero anche poi essere fuorvianti, perché potrebbero anche essere enfatizzate troppo dalla stampa, e magari poi invece i problemi si possono risolvere tranquillamente, perché sono magari di natura prettamente amministrativa, prettamente finanziaria. Quindi l'errore fatto di non aver lavato i panni sporchi in famiglia. Questo probabilmente sì, perché è stata un po' troppo enfatizzata la conclusione di questo accordo, di cui si parla da tempo, però se non si è arrivati in questo punto, in una fase così di sviluppo, di risultati positivi, forse era opportuno contenere, diciamo, questo disagio interno fra i soci e rimandarlo ad un altro momento, voglio dire, insomma. Ecco, d'altronde le votazioni di oggi erano già scontate, con la maggioranza che si è schierata contro l'acquisizione di Poggio di Livano fino a questo momento. Bisognerà attendere ora a fine dicembre cosa accadrà per la ricapitalizzazione di De Cecco, perché un po' tutti, credo di interpretare il pensiero dell'intero ambiente, vorrebbero che restassero sia De Cecco sia tutti gli altri, perché ognuno ha una sua valenza, una sua importanza, anche se ci sono degli interessi forti e di mezzo. Certo, qualche interesse personale in più dovrebbe essere accantonato. Paolo, tu che versione vuoi dare? Che chiave di lettura ti senti di... Ma guarda, se tu mi invitassi qui come allenatore, io risponderei come ha fatto Zeman. Sì. Però se tu mi inviti qui come amico, come opinionista, cioè, ovviamente credo che questa uscita da parte di De Cecco della settimana scorsa sia stata una delle pagine più teatranti della storia del Pescara negli ultimi anni, dopo Pincione e le altre cose che sappiamo. Addirittura. Perché, non esageriamo, Paolo. No, perché è un mio pensiero, è come me. Pincione, è come me la. Come? Ho detto che è stata una delle pagine più brutte, teatranti, teatrali, così dopo Pincione. Non ho fatto il paragone con Pincione, che credo che stesse anche bene come tuo Babbo Natale in qualche festa, magari, diciamo, usciva dalla torta Pincione. Però effettivamente, secondo me, De Cecco se la poteva risparmiare, soprattutto in questo periodo se la poteva risparmiare, perché Paolo Toro diceva che erano problemi di carattere amministrativo. No, se tu mi inviti come opinionista, io ti dico che sono problemi di carattere economico e basta. Qui parliamo solo di soldi, di pagamenti, di accordi, tutto ruota attorno ai soldi. E il comunicato stampa dei tifosi è un comunicato stampa lecitissimo per quello che riguarda me, che riguarda quasi tutta la piazza di Pescara e quasi tutta la dirigenza di Pescara, che come me la pensa. Paolo? Sì, è chiaro che non volevo dire che era, ho fatto l'esempio, questioni anche amministrative che poi possano influire sul clima della squadra. È chiaro che queste sono questioni prettamente economiche. Il presidente De Cecco si trova in una situazione, diciamo, conflittuale, perché da una parte è proprietario del centro sportivo, dall'altra è presidente della società. Però i problemi dovrebbero essere risolti anche con un po' di buonsenso, perché alla fine io penso che De Cecco, sì, 21 soci, però probabilmente il peso specifico di De Cecco non può essere uguale a quello della maggior parte dei soci che per ma peso economico. Specifico come quote oppure come carisma? Peso specifico sia come quota che come carisma, che come nome che porta. Beh, come che quote come no, perché c'è Sebastiani che addirittura c'è il 20%. Sebastiani, sì, però lui è, sono sì, loro, diciamo, i soci. Sì, a parte, diciamo, lui è stato il promotore del progetto. Poi è stato il promotore, quindi voglio dire, sarebbe opportuno che le cose si ribadissero. Che se non ci sarà questa acquisizione, lui a dicembre non ricapitalizzerà, e quindi mentre questa volta si è evitata la penalizzazione con l'esborso degli altri soci, a dicembre, quando ci sarà la ricapitalizzazione più forte, la sua quota sarà di 500.000 euro, e non credo che gli altri soci saranno disponibili, e corre anche il rischio, lui
lo sa benissimo, di perdere tutte le quote a fine, sì, a fine dicembre. Quindi sarà un mese di fuoco più per lui che per la società, perché parliamoci chiaro, il 15% può essere rilevato. Sebastiani si diceva tranquillo, mi sembra, al riguardo, cioè che comunque, come abbiamo sempre fatto, sì, ha detto, penseremo a coprire comunque tutto quello che c'è necessario fra gli altri. Però secondo me perdere De Cecco, no, ma infatti l'ideale sarebbe recuperare tutti, appunto, l'ideale sarebbe ricomporre tutto. E d'altronde, se adesso la società deve pensare prima alle spese correnti e dopo agli investimenti, è chiaro che deve essere, penso io. Ti è sembrato preoccupato Zeman per questo aspetto? Zeman un po' mi è sembrato preoccupato, e io direi forse è più un messaggio che lui ha voluto lanciare ai soci per dire non roviniamo questo giocattolo che abbiamo costruito e che ci sta dando tante soddisfazioni. Io credo che l'evento eccezionale è stato quello di formare questa società che va avanti da 3 anni. Più, sì, o meno, nella quale ci sono stati momenti di entrate, di uscita, di dirigenti, di personaggi, però sono sempre andati d'accordo. Questo, secondo me, è l'evento eccezionale, perché intanto ce lo dice la storia, ma non del Pescara, la storia in generale del calcio, che è difficile per un lungo periodo che un gruppo di 20 persone, bravo, che un gruppo di persone vada avanti. Questi sono stati bravissimi ad andare avanti fin qui. Poi ricordava bene Paolo Sinibaldi, e qui ci sono di mezzo discorsi economici molto ma molto forti, e allora diventa quasi scontato, naturale, diciamo, come sfogo che si arrivi magari a una rottura del genere. Certo, secondo me, e qui ripeto con Gordino Copà, avrebbero potuto, usando la classica frase, lavare i panni sporchi in casa, ossia vedere di trovare un accordo, di non far scoppiare il bubone, e se poi non si trovava l'accordo sarebbe, ecco, tutto. Ricordiamo, per chi non ha seguito bene questa vicenda, che De Cecco chiede l'acquisizione da parte della Delfino Pescara dell'impianto di Poggio degli Ulivi per una cifra intorno ai 7 milioni, e compreso il leasing, perché lui stesso ha detto che c'è un leasing immobiliare in corso. La società nell'opzione è disposta, perché è ancora disposta. Però magari la maggior parte dei soci dicono non oggi, esatto, rimandiamolo più avanti. Però c'è una condizione, che De Cecco, vendendo Poggio degli Ulivi, torni ad avere un pacchetto azionario superiore sul 25%, condizioni che stanno bene. Guardate, da una parte e dall'altra. Comunque è anomalo che una società dove ci sono soci con varie quote, il presidente è quello che ha meno quote di un altro. Sì, Sebastiano, però, il 20%. No, però lì, no. Lì, come no? Sì, c'è, sì, il 15, sì, c'è quello il 20. Sì, però quello fa parte del turnover della poltrona presidenziale. Siamo d'accordo, però intanto, ho capito, per il turno, anche questo turnover, insomma, sai, turnover va bene, perché vedi poi che succede. Ma tanto, una volta lo fa Giovanni, una volta lo fa Pasquale, una volta lo fa Nicoli. Il presidente è un'istituzione particolare che deve stare lì, e non può essere che ogni 6 mesi o ogni anno, così come tra l'altro hanno fatto fino adesso, non l'hanno mai cambiato. Se questo secondo me è il modello. Esatto, sì, ma appunto dico. Non è questo il problema. Esatto, il problema è ovvio, il problema è trovare l'accordo su conti economici, su discorsi economici, così. Fare comunque dalle notizie che arrivano che è stato attualmente votato dalla maggioranza il no per l'acquisizione attuale, però con la promessa di, che magari ne riparleranno più avanti, in tempi molto brevi. Questa è l'unica uscita, la via d'uscita che c'è per far restare De Cecco ancora in sella, no? Nella. Penso di sì, però De Cecco è una persona intelligente, penso che ci ragioni bene su questa cosa, però non abbandoni. Forse è stato il momento meno opportuno. Ecco, almeno potevano arrivare a fine campionato, perché io sono di quel parere che l'ho detto all'inizio, che adesso sia un momento così bello e possiamo arrivare benissimo in Serie A. E se si arriva in Serie A si risolvono tutti i problemi. Perché poi dopo gli introiti ci sono, è tutta un'altra cosa. Non mi è piaciuto il comunicato dei tifosi, invece, Paolo, detto da Zeman.
onesto come sempre. Lui è onestissimo, certo. Lui è onestissimo. Se tu mi invitassi qui come allenatore, io ti direi la stessa cosa, bisogna andare avanti per la stessa direzione. Queste sono le cose che... Venerdì prossimo, intanto lui torna allenatore. Torni come allenatore. No. Allora, io preferisco, perché così basta dire le cose da sei in pagella, le diciamo, andiamo tutti d'accordo, vogliamoci bene, non dovevano uscire queste voci, i panni sporchi si lavano in famiglia. Cioè, queste cose qui le sappiamo tutti quanti, e se ce le vogliamo ripetere, ce le possiamo ripetere anche per un'oretta. La sua è stata una scelta coraggiosa, quella di non mi è piaciuta, perché però, lo stesso Di Thieri, dirigente del Pescara, che era qui ospite, quando ha sentito il comunicato ha detto: sono d'accordissimo con i tifosi, perché il fine di Zeman è ovviamente che si ricomponga questa frattura societaria, e questo è il modo in cui lui ha però deciso. Per fortuna sabato scorso non ci sono state contestazioni, solo applausi a Sebastiano Di Thieri, anche perché l'ultima cosa, perché io ricordo soltanto tutto il contenuto, però le frasi finali: tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Io credo che questa sia una sintesi giusta. Tra l'altro è stato un comunicato dai toni sicuramente duri, ma civile. In tante altre... Molto lucido poi. Molto lucido. Sì. In tante altre occasioni abbiamo assistito a dei comunicati stampa pesanti, anche un po' volgari. Qui c'è stata una lucidità totale da parte della tifoseria. Sì. Civile, educato. Sì. Hanno ribadito che tutti sono utili, nessuno è indispensabile. Perché lo hanno ribadito? Perché si sa benissimo che certamente la figura di De Cecco è una figura carismatica, dal gran nome, di personalità, quello che volete. Però in una situazione del genere, in cui grazie a Dio abbiamo Zeman, grazie a Dio abbiamo la squadra che va così bene, siamo secondi in classifica, c'è già pronta una sostituzione, una soluzione, c'è la soluzione. Dispiace che debba succedere questo, ma non è la fine del mondo. Pubblicità e poi eventualmente parleremo anche del mercato di gennaio, ma di dirigenti che potrebbero entrare, perché il mercato di gennaio non è solo per i calciatori. A tra poco. Victor Shoes, il rinnovamento nel segno della tradizione. Sempre più assortimento e varietà di grandi marchi per essere sempre un passo avanti. Victor Shoes vi invita a visitare il nuovo punto vendita in via Piave 66. La gentilezza e la professionalità al servizio dell'eleganza. Victor Shoes a Pescara, in via Cesare Battisti 29 e in via Piave 66. Meravigliosa creatura, un bacio. Interservices Leasing, professionista nel settore finanziario da oltre 20 anni, è il partner ideale per aziende, enti e professionisti. Operativa nel settore della locazione finanziaria con mandati dalle principali società di leasing nazionali. Service regionale della Unicredit Leasing S.p.A. per il comparto strumentale, immobiliare e nautico. Esclusivista Unicredit Leasing S.p.A. per Abruzzo e Molise nel comparto leasing targato. Consulenza specialistica nel nuovo settore energetico. Esperienza comprovata nel leasing immobiliare per immobili finiti o da costruire. La Interservices Leasing propone inoltre soluzioni su misura per finanziamenti, prestiti personali e mutui per l'acquisto di casa. Venite a trovarci per scoprire tutte le nostre proposte presso la nuova sede in Viale Bovio a Pescara. 1, 2, 3, 4. Baltour presenta il viaggio low cost. Sulla rete delle autolinee Baltour ora puoi usufruire di tariffe vantaggiose a partire da 5 euro. Basta prenotare in anticipo. Vieni a scoprire tutte le nostre offerte su www.baltour.it. Baltour conviene sempre. Devo partire, cost quel che cost. Ma non cost, c'è low cost. Autolinee Baltour, comode, convenienti, sicure. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night.
saper seguire e padroneggiare il cambiamento. È un principio che Iveco applica a sé e alla relazione con i clienti. Questo porta ad un'offerta di competenze e servizi che accompagna ogni fase della vita di Stralis. Chi acquista Stralis sa che la squadra Iveco lavora con lui per garantirgli uno strumento di lavoro sempre in perfetta efficienza. Ultimi minuti anche di questa puntata di Replay, sta andando via anche novembre, 5 giornate al termine del girone d'andata, dicembre sarà il mese decisivo per vedere la classifica, il giro di poi sarà decisivo per la società. No Francesco? Beh sì. Che succederà fra un mese quindi? Qual è la tua previsione? Pescara nella peggiore dei posti, secondo in classifica, è la società al di là di tutto, senza problemi in proiezione futura. Poi a giugno vedremo, attenzione, a giugno. Poi c'è gennaio, quando si apre il mercato, che a quel punto... Quindi a proposito di mercato, se dovesse andare via De Cecco, Paolo Sibaldi, chi sono gli imprenditori pronti a subentrare? No, questo francamente non lo so. Sicuramente un gradimento generale ci potrebbe essere verso un nome già molto conosciuto qui sulla piazza pescarese, ma non entrerà secondo me in una situazione di questo genere. Antonio Oliveri non entrerà sicuramente in una situazione di questo genere, però sicuramente ci sono tanti imprenditori che hanno interesse a entrare in un Pescara Calcio che va così bene sia sul campo e sia per quello che riguarda una così complicata gestione societaria di tanti soci. Perché non scarti questa ipotesi Oliveri di cui si è parlato già in passato, anzi è stato uno di coloro che ha partecipato alle prime riunioni, non è detto? Diciamo che molti ci sperano, però io non so fino a che punto Antonio Oliveri se la senta di entrare in una situazione in cui ci sono già una ventina di soci e forse avrebbe bisogno lui, per rientrare nel mondo del calcio, di una maggiore chiarezza, non che non ce ne sia, però sono tanti effettivamente i soci. Sono stati molto importanti nel momento in cui c'era bisogno di salvare il Pescara, per stessa ammissione di De Cecco, che voleva allargare il più possibile la base societaria, salvo poi, ecco perché mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, che non è stata per niente carina quella conferenza stampa con espressioni davvero poco gradevoli nei confronti di chi per proprie possibilità economiche all'1 o il 2 o il 5% o il 3%, non lo so, ma comunque sia c'è bisogno di rispettare tutti quanti, perché questa gente è la gente che ha contribuito a salvare il Pescara quando stava per fallire. Allora, Paolo Torre nella Grossi, il mese di dicembre, dove ci troveremo in classifica e con quale società? Paolo. Ma posso dire questo? Io cosa sogno? Sogno che De Cecco faccia un passo indietro, che De Cecco e Sebastiani indicano una conferenza stampa e che non litighino in conferenza stampa come hanno fatto quella volta e dicano ancora una volta è tutta colpa del giornalista. No, ma i rapporti sono rimasti buoni fra di loro, a prescindere poi dalle posizioni. Paolo. Beh, io mi auguro che comunque questa squadra riesca a restare quantomeno sulla scia della prima posizione e che questi fatti esterni ovviamente non vadano ad influenzare l'aspetto tecnico della squadra, che oggi dobbiamo dire esprime un gioco veramente di rilievo, un gioco apprezzato. La stessa cosa che lui, mi auguro che... La pace si potrebbe fare anche, la pace societaria, anche durante la festa, no? Durante la... Beh, va bene, la festa verranno tutti, dai. Io gli farò un tavolo, tutti e due tavoli insieme, perché sono tanti, se portano pure le monce, vogliono anche tre di tavoli. Un tavolino solo per... Per De Cecco, no? No. No, sono sicura anche che la squadra prosegue questo cammino che ha intrapreso, pertanto mi auguro di avere un gennaio bello. Proprio perché sono in gioco discorsi economici importanti, io credo che la rottura non porta mai a nulla di positivo, di concreto, non apre
la strada a una soluzione positiva. La rottura significa troncare. Io non lo so chi potrebbe avere vantaggio nel troncare, poi ognuno alla vita fa quello che vuole. Luca, non abbiamo altre notizie di giornata, possiamo chiudere qui. Ci sono altre notizie per quanto riguarda il discorso societario. Adesso la mente è rivolta a Vicenza. Pensiamo a Vicenza e pensiamo a fare risultato, perché poi all'ora di pranzo, Francesco, si gusta di più, no? La vittoria, no? Beh, come brinderai domenica? Un buon bicchiere di vino, all'italiana, come vogliamo dire, io già bevo e mangio tanto, quindi immagino se il Pescara vince, no? Che è curioso stasera, quattro milanisti, però Nella... cinque con te. Sì, quattro ospiti. Tu sei lì, giusto. Nella è stata a Milano, è stata a Barcellona, lì c'era un pezzo di Pescara, c'era Stiarto. Quando ci siamo rivisti, prima di andare, siamo salutati, ciao, come stai, gli ho chiesto, hai visto come mi ha risposto? Sono stato a Milano, se non è che mi hai detto sto bene, non sto bene, cioè, no, poi a Milano e poi subito dopo, e sono stato pure a Barcellona. Paolo, allora la tua rubrica del sabato, sì. Che ora lo ricordiamo sempre? Domani 13:30-14 facciamo la nostra mezz'oretta rapida per dare le ultime news, speriamo anche su queste altre vicende. Comunque sia, l'appuntamento quest'anno è fisso sempre il sabato dalle 13:30 alle 14, a prescindere da quando gioca il Pescara. Poi, e poi domenica? Domenica 18:19:15, la trasmissione multisport di la TV dell'Adriatico, in cui parliamo molto di calcio a 5, ma parliamo quest'anno anche molto di pallanuoto, perché il campionato è ricominciato una settimana. Poi diciamolo sin da ora, dal mese di dicembre ci sarà uno spazio quotidiano dedicato anche allo sport, in particolare al Pescara. Grazie a Paolo Toro, spero di riaverti. Paolo Toro è un giornalista che ha lavorato in TV, nelle radio nei tempi tanto tempo fa, anni 78-80, sì. Per un anno hai seguito anche il Pescara, sì. Mi ricordo con le tue telecronache, ovviamente un esperto di basket, però segue il Pescara da decenni, sì. Mi ha fatto piacere averti qui con noi e spero di riaverti più in là per fare un altro bilancio. In bocca al lupo a Nella Grossi per la sua festa del 3 gennaio. L'organizzazione sarà sicuramente ottima, ma come sempre. Stiamo mettendo tutto. Speriamo di festeggiare dopo questi buoni risultati. Penso che abbiamo sempre portato bene. L'anno scorso, ti ricordi, siamo venuti dal pareggio lì con il... non mi fare questi giochetti alla fine, perché non mi ricordo il giorno. Il 30, no, quando abbiamo fatto la cosa di recupero, mezzo tempo di recupero, che siamo andati a Frosinone. Sono tornata a Frosinone, si sono cambiati e sono scappati qua. Quindi il risultato positivo. Francesco, noi ci vedremo venerdì prossimo. E Paolo, ovviamente, lo seguiremo con le sue trasmissioni. Luca, grazie ancora per la tua collaborazione. Grazie a Maurizio da qui in regia, ai nostri tecnici. Danilo Cinquino, Luca Cornelli, Alberto Capo e tutto lo staff della TV. Ci vedremo venerdì prossimo sempre alle 20:30. Grazie per averci scelto. Questo è il mio cuore. Questo è il mio respiro. Questa è la mia casa. Questo è il mio sogno. Questa è la mia famiglia. Questa è la serie B-Win. Serie B-Win. Tutti i colori della passione.